maschi umani erano fondanti in quegli anni. Consideriamo, non c'erano telefonini, internet, per cui ci si doveva vedere, ci si doveva incontrare. Poi Milano in quegli anni lì cominciava a vivere delle situazioni di cambiamento proprio dal punto di vista politico, ma non solo, anche di vita di tutti i giorni, dove ognuno cercava il proprio spazio, la propria zona, il proprio ambiente in cui esprimersi, in cui ritrovarsi. E nasce anche la Fossa dei Leoni, nasce in maniera completamente diversa da quello che uno adesso, se vedere i club ultras adesso, è chiaramente tutta un'altra cosa. Era tutto è gestito da noi, tutto è gestito da in proprio, dove non c'è speculazioni, dove si sta fra amici, dove tutto è vissuto in prima persona. E la Fossa nasce così. Non c'è mai stato guadagno, non c'è mai stato scopo di lucro, anzi il tentativo era quello di far spendere il meno possibile ai ragazzi, di portarli in trasferta o cercare di fargli trovare il biglietto al minor prezzo possibile, per cui questo è stato, credo, quello che ci ha permesso di andare avanti così tanto nel migliore dei modi. Era comunque un modo di resistere a una società diversa, un modo di vivere uno spazio, di vivere un qualcosa che degli ideali che magari non erano politici, però comunque erano non quello che ti imponeva la società del momento. La Fossa fosse in grado di inglobare tutti, questo credo sia stato forse il merito maggiore, per cui trovavi il laureato piuttosto che il ragazzo di periferia che ha fatto le elementari, e sullo stesso piano, con la stessa voglia, che parlavano la stessa lingua, che non avevano divisioni di sorta. E questa forma popolare, perché comunque non era livellata verso l'alto, era chiaramente livellata verso il basso, e questa forse è la forma più popolare che ha trasmesso la Fossa. Finite un po' le lotte politiche, c'è stato un crollo delle lotte politiche, lì c'è stato sicuramente, è stato un primo passo del cambiamento di Milano. Dal mio punto di vista è rimasta a metà strada fra diventare la grande metropoli e la città di provincia. Una città dove il quartiere non ha più la dimensione del quartiere, dove non c'è più la vita di quartiere, dove i rapporti personali sono andati via sparendo. La strada è, alla fine, nel bene e nel male, è davvero quella che insegna di più.